quando sono appena arrivato in Italia nel 97 andavo a lavorare in ufficio e prendevo la metropolitana, perché a Parigi la metropolitana era il mezzo più normale per andare a lavorare. E era la mattina presto e sento una voce dietro a me, una signora che dice alla sua amica: ammazza, oh, questo filippino deve lavorare in una casa per bene, perché andare a fare le pulizie in cravatta non è che dappertutto si vede. Essendo straniero mi sento più, come dire, considerato, cioè non avrò una risposta direttamente in faccia. Il primo pensiero sarà di pensare: poveraccio, è straniero, forse non ha capito bene. E quindi si va avanti nel discorso e poi si crea un dialogo che magari non si sarebbe creato con un altro italiano. Dovevo rimanere a Roma per uno stage 20 anni fa di 6 mesi prima di andare in Kazakistan. Ho buttato una moneta nella fontana di Trevi e fa 20 anni che sto a Roma. Quanti cambogiani ci sono in Italia? Questo sarei incapace di dirlo. A Roma credo di essere l'unico. Venendo dalla Francia, che è totalmente sotto il diktat di Descartes e tutto deve essere razionale, spiegabile, qui a Roma, per esempio, anche se c'è il Vaticano, c'è una forte influenza dell'esoterismo e poi anche dell'irrazionalità. Quando una cosa non si spiega, non si spiega, perché comunque c'è una forza soprannaturale, c'è qualcosa. In Cambogia è la stessa cosa, a parte che in Cambogia si parla apertamente di spiriti, di fantasmi, non abbiamo un capo spirituale che dice no, questo non si dice. Non è un discorso tabù qua in Italia, invece se uno va in Francia o altrove, lì non è che si parla così facilmente di queste cose. E poi l'italiano è molto più aperto a questo lato della vita, a questa relazione con l'irrazionalità, che dà anche un po' di romanticismo. I romani io li trovo purtroppo un po', come dire, disinvolti rispetto al resto dell'Italia. Anche quando si esce subito, si va nel Lazio per esempio, si trova della gente molto più amena, molto più simpatica. Il romano è abbastanza antipatico all'inizio.